Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi unboxing di un sito che tratta materiali per la resina. Sto parlando di Holycraft, ed eccolo qua. Sono stata contattata appunto per collaborare e scegliere alcuni prodotti da poi testare. Questo sito, oltre ad avere tantissimi stampi in silicone per la resina, offre anche decorazioni, tra cui glitter, flakes, ci sono anche i bezel, diverse forme e dimensioni differenti, anche a tema geometrico, tema natalizio. Troverete anche i kit per iniziare a giocare con la resina. Quindi vi metto il link in descrizione, vi mostro qualche prodotto appunto dal sito. Vedete, qui ci sono i kit. Questi sono tutti i bezel di diverse forme e anche colori diversi. Ci sono alcune cose che sono andate sold out, ma non vi preoccupate perché poi è in continuo aggiornamento questo sito, quindi vengono inseriti nuovi prodotti, vengono riaggiornati e vengono riassortite le varie cose che sono terminate. Vedete, ci sono davvero tantissime cosine interessanti, tema natalizio, che sono carinissime. Poi vi voglio mostrare anche i kit. Tipo questi qui, ci sono diversi kit che hanno all'interno diversi stampi. Vedete, anche questo kit è molto interessante per creare appunto dei portachiavi con le lettere. Quindi qui c'è lo stampo grande con le lettere dell'alfabeto e anche i numeri, e poi c'è anche vi danno in dotazione anche, vedete, vi apro proprio, vi danno in dotazione anche tutto l'occorrente per realizzare appunto i portachiavi. Poi, oltre a questo, ce ne sono tantissimi altri. Tipo anche questi altri kit, questi altri stampi, ce ne sono davvero tanti. Oltre al tema natalizio c'è anche qualcosa, diciamo tra virgolette, di tema estivo con le code di sirena, con le stelline. Ci sono gli stampi con la zampina, diversi stampi geometrici, le croci, cioè troverete davvero tantissime cosine interessanti per chi come me si sta approcciando alla resina. Vi mostro cosa ho scelto io dal sito. Allora, un attimino, che è tutto bello imballato. Voglio dirvi, prima di mostrarvi i prodotti, che il pacchetto mi è arrivato in 11 giorni lavorativi ed è stato spedito sempre con SLT Italia Special Line, quindi davvero molto veloce anche le spedizioni. Ho preso esattamente tre set. Me li metto qui davanti, poi ve li illustro una alla volta perché non c'entrano nell'inquadratura. Vi mostro per prima le decorazioni. Allora, questo è l'articolo appunto del set delle decorazioni. Le tiro fuori dalla bustina e all'interno del kit sono presenti, vedete, quattro scatoline. Ve le metto così, così almeno le guardate tutte. Ci sono sia i cuoricini. Allora, questi sono i cuoricini, diverse colorazioni ed è la prima scatolina. Poi ci sono questi qui che sono dei piccoli cerchi, non so se si nota dalla telecamera, sempre in diverse colorazioni. Poi ci sono questo qui che è l'effetto tipo diamantino, sempre in diverse colorazioni, molto molto carini con queste colorazioni AB. E poi ci sono queste, che sono appunto tipo dei fili molto sottili. Non mi ricordo il termine tecnico, perdonatemi, ma servono sempre per decorare e dare quegli effetti particolari alla resina. E quindi sono davvero contentissima di averle prese perché sono davvero belle. E poi ho preso altri due kit, oltre a quello delle decorazioni. Questo è il codice per quanto riguarda gli stampi. Ho preso questo set di stampe. All'interno ci sono presenti davvero tantissime, tantissimi stampi. Ve li metto tutti quanti qui. Aspettate che li tolgo tutti dalla bustina. Rieccomi, li ho divisi così non faccio confusione. Allora, ce ne sono due di questa forma qui, a forma di cubetto. C'è sia la versione grande e sia la versione piccola. Poi ci sono questi donuts, credo tipo ciambellina, e c'è sia sempre la forma grande e la forma piccola. Questi, se ci fate caso, sono l'effetto, vedete, tipo effetto sfaccettato, vedete, si nota dallo stampo sul retro. Invece poi questi altri sono lisci, questi due invece sono lisci, vedete, si nota, non
la differenza fra i due, quindi non vedo l'ora di testarli. Poi ci sono altri due di questa forma qui, che è una sorta di cilindro, sempre uno grande e uno piccolo. Poi c'è questo cubettino, credo che sia sempre sì sfaccettato, questo cubetto, invece questo qua era liscio. E poi c'è quest'altro cilindro che è più grande rispetto a quello che vi ho mostrato prima. Quindi ci sono diverse tipologie di forme e non vedo l'ora di testarli. Questo era il primo set e in questo set ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 stampi. Quindi volendo anche con un solo set riuscirete a fare davvero tantissime cose con la resina. Poi il secondo set, ho preso questo set qui. Allora, un attimino che lo tolgo dalla bustina, ecco qua. Questo set, questo è il codice, e principalmente mi ha davvero incuriosito per questo tappetino blu, che vi occorre, vedete, effetto appiccicaticcio, vi occorre per realizzare delle creazioncine anche con la resina UV, perché il bezel, se lo adagiate qua sopra, resta immobile, in modo che dopo potete tranquillamente andare con la resina UV senza utilizzare lo scotch. Quindi principalmente l'ho preso per questo tappetino, questo set, e poi anche per tutte le altre cosine che ci sono all'interno. All'interno ci sono anche queste pipette, poi vi danno anche questa pinzetta per andare a prendere le varie decorazioni. Poi c'è questo contenitore per andare appunto a misurare la resina. Questi sono davvero comodissimi, questi in silicone non potete neanche immaginare, perché inizialmente realizzavo tutto con i bicchierini di plastica, solo che poi una volta che la resina all'interno si è indurita è scomodissimo da utilizzare. Invece questo qui, una volta che la resina si è indurita, basta andare a fare in questo modo, togliere la resina appunto quella lì che si è indurita e poi riutilizzarlo tranquillamente. Quindi sono davvero utilissimi. Poi ci sono queste tre spatoline davvero carinissime per fucsia per girare la resina. Poi le pipette ne sono 5, perdonatemi, sì, sono 5, altre due stavano qui. Poi ci sono anche questi cappuccetti servono esattamente, un attimino che metto il gancino alla pinza, ecco qua, che si era sfilato. Questi cappuccetti servono se in tal caso non vi piace utilizzare i guanti, quindi ci sono proprio dei veri cappuccetti che si mettono in questo modo, così. Sembra altro, però vabbè. Servono proprio per non andare a sporcarvi i polpastrelli. Infatti credo che mi troverò davvero bene, perché principalmente a me i guanti danno fastidio qui sul palmo della mano. E poi c'è, oltre a tutte quelle cosine, ci sono anche gli stampi in questo set. E ve li mostro. Un attimino che li tolgo tutti quanti dalle varie bustine. Un attimo, scarto e ritorno da voi. Rieccomi. Allora, ci sono questi stampi qui. C'è questo qui quadrato grandissimo, ve lo metto in proporzione alla mia mano, però vi posso assicurare che è davvero grande, e quindi penso che questo sia adatto per fare dei quadretti. Infatti la mia idea iniziale, anche in un video creazioni precedenti sempre con la resina, volevo andare a realizzare dei quadretti con delle fotografie. Poi c'è anche quest'altro stampo un po' più piccolo, sempre quadrato. Poi c'è questo qui rettangolare, ed eccolo qua, davvero grande anche questo, infatti è bello grandicello, ve lo metto vicino a questi qui. Poi c'è questo ovale davvero bellissimo, e qui si potrebbe davvero fare davvero tantissimi quadretti e metterli tutti quanti vicini e andare a decorare con, ovviamente, con delle decorazioni, con dei glitter, con dei flakes, cioè vengono davvero delle cose interessanti. Se riesco a realizzare delle fotografie piccole e queste fotografie poi le vado in qualche modo a proteggere,
plastificandole, voglio realizzare qualcosina con questi stampi. Quindi prossimamente sperimenterò anche con la resina. E poi in ultimo ci sono questi due stampi tondi, uno grande e uno un po' più piccolo, che volendo si possono tranquillamente realizzare anche delle cosine interessanti anche con questi qui. Tipo una cosa del genere, vi alzo la telecamera, tipo realizzare tutte foto, poi andarle a decorare con la resina e poi realizzare questo quadretto che poi ovviamente vado a collegare con dei perni anche sul retro per poi poterlo tranquillamente appendere alla parete. Niente, questi erano tutti gli stampi, tutti i set che ho preso appunto dal sito di Hollycraft. L'ora di utilizzare anche questi qui, anche questi donuts effetto diamantati. Questi qui non vedo l'ora di utilizzarli per vedere la resa finale. E anche i vari glitter che appunto ho preso dal sito. Vi invito ad andare a curiosare sul sito, qui ci sono anche già alcune decorazioni, va bene? Dopo andrò a pulirli. Niente, vi invito a guardare il sito e a spulciare, ovviamente chi è interessato alla resina. Io andrò a realizzare un tutorial in collaborazione con Hollycraft, quindi aspettatevi anche un tutorial con questi stampini. E come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!